Buongiorno amici, buongiorno, questa live mi mancava, buongiorno, ecco sono in un posto meraviglioso, in un luogo davvero fantastico, e il mio editore che mi permette, ma io voglio fare vedere a voi che con i libri si viaggia, io avete visto che sono stata a Ginevra, sono stata a Brindisi, sono stata un po' ovunque a Torino per fare le presentazioni dei miei libri, anche la presentazione ufficiale. Questo è un momento più incredibile. Vieni qua, Nicola Bergamaschi, il nostro editore, perché deve dare un close. Non lo so se gli italiani sanno che cos'è un close no meu livro, che è appena uscito a Milano, Certo, ecco qua, ambientato a abbiamo il Milano. nuovo libro di Simona Adivincula, La ragnatela quasi perfetta, ambientato tutto a Milano. Lei è da oltre 20 anni che abita vicino a Milano, ma non aveva ancora fatto un libro dedicato a Milano. E questo è il primo libro proprio ambientato a Milano. È un romanzo eccezionale, vi invito a leggerlo. Sì, Guardate che bella e la copertina vedrai e la trama. dentro. Sì, la trama è meravigliosa. Vieni di qua, Nicola, vieni, vieni. Ormai lui è abituato con noi, perché tanto facciamo anche viaggio con noi, viaggiamo in tutto il mondo, ma adesso voglio parlare un pochino del mio libro, perché sennò se io parlo sempre di altri libri, dopo piango sempre, dico, ma io? Ecco, Nicola, questo è un libro particolare, tu hai letto. Sai che è un libro dove la nostra cara Giada è vissuto una storia di persuasione vera e propria, dove Simone abbiamo ambientato a Milano, e in questo ufficio lei lavorava tantissimo, no? Passava sua vita a dedicarsi al lavoro, e dopo c'è la trama di amore, perché Kevin, suo ragazzo, non riusciva a capire come mai lei lavorava così tanto e sottovalutava la persona sua, no? Perché pensava sempre in lavorare. Io ho pensato che a volte noi, principalmente a Milano, no? Si lavora tanto, 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 tanto e si vive poco. Per quello ho riflettuto, no? Io ho detto, cavolo, voglio scrivere qualcosa proprio legato alla storia di questa ragazza, che è una segretaria e più che altro un agente di arte, che lei è una grande promotrice della cultura, dell'arte. E che cosa è successo? È venuto fuori la ragnatela quasi perfetta. Io ringrazio al nostro caro Nicola Bergamaschi, editore top d'Italia, perché per questa opportunità, e non solo, perché lui ha pubblicato il mio libro proprio durante l'estate. E per questo io invito tutti a leggere il mio libro, dove? Sotto l'ombrellone, sotto Ecco, e non solo, anche in questi posti fantastici, guardate dove siamo Nicola? siamo a Lodrino, nel Parco degli Alpini, siamo al Festival Intergalattico della Risata, seconda edizione. Qua attorno a noi c'è il percorso ridente, fanno yoga, tante sessioni di yoga della risata, e vi invito anche a conoscere lo yoga Sì. della risata. Sì, prima di parlare ancora di tutt'altro, voglio fare, come ho detto, close, vuol dire, è una presentazione speciale, anche così, ci sono un sacco di gente. Buongiorno signora, buongiorno a tutti, buongiorno, ecco, viaggia anche con noi, porta in questo posto meraviglioso, presentando anche i nostri libri. Grazie, 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 grazie a tutti, ecco. Ecco, adesso torniamo ai nostri amici della rete che sta seguendo con tanto amore, con tanta passione, per continuare, no, Nicola? Adesso ancora il mio libro, perché ci tengo davvero, La ragnatela quasi perfetta, ambientata proprio nel cuore della città più bella del mondo, una delle. Dove l'arte, si respira arte di Leonardo, si respira, che cosa si respira a Milano? La moda. Moda. Guarda, tutto Milano è tutto una capitale economica, culturale d'Italia, con luoghi splendidi dell'antichità e anche chiaramente della modernità. Questo centro attorno a Piazza Gaia Aulenti, piuttosto che City Life e altri centri, fanno proprio vedere questa propensione verso il futuro di Milano. Ecco, e dopo quello, tornando ancora al nostro libro,
ci tenevo tanto, già che sono scrittrice, che ho tantissimi libri pubblicati in tante lingue, in tanti paesi, ci tenevo proprio fare questa presentazione speciale dedicata al mio libro, A Reiatela Perfetta, in questo posto meraviglioso che lo so che mi porterà tanta fortuna, perché io credo in Dio e quando si crede in Dio si vola, fratelli. Ecco, vi lascio così e torno fra poco per parlare ancora dei nostri libri che stiamo facendo la promozione oggi. Un bacione a tutti, ciao.